Ciao ragazzi, sono Falconero e oggi sono qua con un nuovo video per parlare di finanza e videogiochi, argomento ormai più comune di quanto vorremmo, a dire la verità, ma con un doveroso video per raccontarvi un po' di cose. Allora, da quant'è che si sta parlando della possibile acquisizione di Sega da parte di Microsoft? Da tanto tempo. E negli ultimi giorni, diciamo che si sono mosse un po' di cose e a pensar male si fa peccato, però quando gli indizi cominciano a essere tanti, uno o due domande se le fa, quando di qualcosa si parla troppo, qualche dubbio viene. Allora, in questo momento Microsoft sta giocando al Monopoli con i soldi infiniti, diciamoci la verità. Hanno comprato il gruppo ZeniMax, che comprende Bethesda, eccetera, eccetera, e sembrerebbe che non sia finita qui. Perché? Appunto, si parla da tanto della possibile acquisizione di Sega, ma mai nulla si era realmente mosso. In questi giorni si susseguono gli indizi così buttati da una parte all'altra da chiunque. E non solo da chiunque, ma anche da figure importanti. E io vi faccio vedere. Allora, cominciamo con la cosa più banalotta, ovvero Aaron Greenberg, responsabile del marketing Xbox, che pubblica questo a buffo, senza senso, come direbbe, così, de botto. Ecco. Dove scrive, probabilmente dovrei postare roba Xbox, ma questo è fantastico. Allora, perché Aaron Greenberg dovrebbe postare un porco spino sul proprio Instagram? Lui che non tratta praticamente mai tematiche che non siano in qualche modo collegate al suo lavoro. Sei impazzito tutto insieme? Può essere. Ha sviluppato un amore viscerale per i porcospini a buffo così debotto senza senso? Può essere. Però è improbabile. È improbabile. Poi si sa che la gente ogni tanto gli parte la brocca e fa cose strane, però. Ma non finisce qui. Ma non finisce qui perché vi fa vedere. Mi riduco un attimo le dimensioni ecco. Allora, qui sono stati riportati un po' delle cose ambigue apparse nell'ultimo periodo. Allora, questo appartiene al Twitter ufficiale di Xbox, in cui è stato mostrato un pad Clean and Simple stile Iconic. E in piena fase complottista, perché qui stiamo facendo esattamente quello che fanno i complottisti, levando Till Ick e lasciando S-Eonic, il pad che richiama i colori di Sonic andrebbe a comporre la parola Sonic. Ma non solo. Negli uffici di Sega arriva un pacco e si decide così a buffo di fare una foto con la X vicino a un pacco. Una X su un box. Xbox. Allora, stiamo chiaramente giocando in questo momento e stiamo chiaramente fantasticando su quello che potrebbe accadere o essere accaduto. E noi non sappiamo onestamente che cosa accadrà di qui a poco. Però, ripeto, a pensar male si fa peccato, ma gli indizi cominciano a essere tanti. E allora io mi chiedo, caro Sonic che mi punti il ditone contro, non è che c'è effettivamente, mi vorrei allargare un attimo, non è che c'è effettivamente qualcosa di vero in tutti questi indizi, richiami, battutine, cose senza senso, che ci lascia intendere che a breve. Anche perché adesso, parlando più seriamente, lasciando da parte l'ironia, si parla da tanto tempo di questa possibile acquisizione. E sappiamo che Sega è una compagnia vicina a Microsoft, lo testimonia anche il discorso di Yakuza Like a Dragon, lo testimoniano tante cose degli ultimi anni, dell'ultimissimo periodo. Una Sega che non è più il colosso di un tempo, una Sega che avrebbe tutto da guadagnare da una partnership importante come quella con Microsoft. La grande domanda è: cosa potrebbe fare Microsoft con questo continuo movimento di espansione? Cioè, a cosa potrebbe portare? Questa credo che sia la domanda più importante che noi da consumatori dobbiamo porci. Cioè, avrebbe effettivamente dei grandi benefici questo
continuo espandersi di Microsoft potrebbe portare a un ritorno dell'epoca d'oro di Sega, potrebbe portare Sega a poter realizzare magari tante produzioni che in questo periodo, per mancanza di fondi, per mancanza di risorse, non ha potuto fare, potrebbe portare Sega a osare un po' di più, cosa che non ha fatto per tanti anni. Io onestamente non posso, per coerenza, non fare i medesimi discorsi fatti in occasione dell'acquisizione del gruppo Zenimax. Cioè, io credo che al di là di tutto, una compagnia come Microsoft potrebbe fare un gran bene a Sega come azienda, perché potrebbe metterla nella condizione di fare ciò che negli ultimi anni non ha potuto fare per mancanza di sicurezza economica. Cioè, se Microsoft incarnasse e decidesse di ricoprire per l'industria videoludica il ruolo del papà, papà Microsoft, che si mette lì e fa lavorare tutti, dandogli i soldi e mettendoli nella condizione di fare ciò che è meglio per loro. Tanta gente in questo periodo ha parlato del fatto che quando un'azienda acquisisce un'altra azienda non sempre gli fa del bene. Sì, abbiamo avuto degli esempi nel corso degli ultimi 20 anni di come tante aziende assorbite da altre più grosse hanno fatto una finaccia. Però c'è da dire che Sony, con le proprie spese volentieri, ha dato prova di poter fare molto bene alle aziende acquisite, e credo che Microsoft abbia dimostrato in un certo qual modo la medesima cosa. Credo che potremmo affacciarci a un futuro in cui potrebbero esserci dei poli giganteschi di produzione videoludica capeggiati da grandi aziende, grandi industrie, poche grandi industrie capaci di azzerare quello che è stato il vero e grande problema degli ultimi anni. L'evoluzione videoludica in termini di concept, di creatività, si è drasticamente ridotta negli ultimi anni, e ne siamo tutti un po' stati spettatori inconsapevoli e soprattutto inermi, per il semplice fatto che il mercato finanziario di questo periodo storico impedisce passi falsi, o quantomeno li punisce con brutalità. La formazione di grossi poli industriali a livello videoludico potrebbe essere la soluzione al problema, e potrebbe rimettere tantissime aziende nella condizione di poter rilavorare ai vecchi livelli, ai vecchi ritmi, e con la stessa ambizione di un tempo, quando un errore, un titolo non di successo, non equivaleva sempre per forza di cose a un fallimento dell'azienda che l'ha sviluppato. Cioè, ragazzi, dobbiamo prendere coscienza, oggi come oggi, che per una qualsiasi azienda un fallimento può voler dire chiusura. Bethesda, dopo la botta di Fallout 76, ha avuto dei problemi, e sono stati quelli ad accelerare in un certo qual modo anche l'acquisizione da parte di Microsoft. Sega sono anni che è lì che boccheggia un pochino, pur non volendolo dare a vedere, ma con difficoltà è rimasta a galla dopo i tanti problemi avuti in questi anni. L'acquisizione da parte di Microsoft potrebbe essere la soluzione al problema: mantenere il talento creativo dell'azienda, ma dandogli la possibilità di sviluppare, di lavorare con la serenità. Cioè, ragazzi, io credo che chiunque lavori a qualsiasi livello sa bene che lavorare con l'angoscia, il cappio psicologico del non posso sbagliare niente, se no io il cibo a tavola per me e la mia famiglia come lo porto, non è che ti fa lavorare con grande serenità. E se non lavori con serenità in un lavoro che prevede creatività, come quello dello sviluppo videoludico, del game design, si arriva a un punto in cui tutti i prodotti si equivalgono, non si ricerca più l'innovazione, ma si cerca la sicurezza. Io vedo una possibile prospettiva meravigliosa per l'industria in questo tipo di mosse. E spero vivamente che Sony, pur non avendo la stessa disponibilità economica di Microsoft, decida di fare qualcosa nella medesima direzione. Cioè, comprendere l'importanza dell'acquisire aziende con cui potersi a sua volta anche ingrandire, perché ragazzi, non è che Microsoft con l'acquisizione di Zenimax ha fatto beneficenza, ha investito dei soldi prevedendo di incassarne quantomeno il doppio, che può sembrare una cosa assurda. Eh sì, che fa, incassano 15 miliardi di dollari, fatevi due conti su quanti soldi muove il Game Pass e quanti ne muoverà grazie all'acquisizione poi del gruppo Zenimax. Per cui Sony potrebbe abbracciare una politica di espansione con acquisizioni progressive, magari un po' più limitate, che non richiedano un esborso economico così notevole, però è comunque qualcosa a cui potremmo andare incontro nel futuro. Unione di aziende per creare dei poli che garantiscano maggior serenità
lavorativa a coloro che ne fanno parte, e credo che non sarebbe affatto male. Insomma, per chi ha paura dei monopoli, questo è tutto tranne che un monopolio, perché si vanno a creare dei poli, dei multipoli, un multipolio, ecco. Per cui, insomma, cerchiamo di essere anche curiosi e aperti alle novità, perché è inevitabile che nel mondo di oggi l'economia stia condizionando tantissimo l'evoluzione di ogni singolo settore commerciale, e i videogiochi ne sono in qualche modo, in un certo, con le dovute proporzioni, una dimostrazione. E per cui vediamo cosa succede, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Io ho sfruttato appunto queste voci per fare un discorso un po' più ampio, che mi premeva da un po', anche alla luce di tanti ottimi spunti che mi avete dato nei commenti dei video precedenti, quelli legati a Bethesda eccetera eccetera. Però appunto, curioso di sapere come la vedete voi. Allora, prima di tutto, rimanendo sul leggero, cosa ne pensate di queste, di questi richiami a un possibile, a un possibile annuncio imminente? Ci credete? Pensate che siano casuali? Pensate che stiano tutti un po' giocando sulla cosa per cavalcare una notizia che magari potrebbe anche non avere niente di fondato, ma che tutti si stanno divertendo a far credere che sia reale? Potrebbe anche essere. Però insomma, come la vedete, e cosa ne pensate di questo cambiamento finanziario nell'industria, che sta portando a cambiamenti credo piuttosto significativi? Per cui ragazzi, io per adesso vi saluto. Anzi, io e Sonic vi salutiamo e vi do appuntamento alla prossima.